E adesso veniamo a parlarvi di Francesco Chiofalo, che insomma tutti conoscono con il soprannome di Lenticchio. Sta venendo fuori qualcosa di non esattamente chiaro. Come vi avevamo raccontato, si doveva operare. E come è andata a finire questa operazione? A quanto pare bene, almeno a quanto sembra dal post su Instagram, che è venuto fuori dallo stesso Francesco Chiofalo. Ma a quanto pare ci sono dei grossi dubbi. Sicuramente avrete letto delle polemiche che riguardavano Francesco Chiofalo in direzione Selvaggia Roma. Come vi abbiamo detto, la ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha ricevuto molti attacchi nel web, insomma la sua posizione non è stata chiarissima. Si chiedeva un chiaro ed esplicito in bocca al lupo ed è arrivato, ma insomma si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Ed infatti la ragazza è stata provocata in continuazione ed alla fine ha detto che pensava o sapeva. Da come lo ha detto quello che sapeva. Ossia non ha fatto grandi in bocca al lupo, in quanto sapeva benissimo che si trattava della rimozione di un angioma, insomma un tumore benigno, facendo chiaramente intendere che Francesco Chiofalo su tutta la vicenda ha mentito, o meglio ci ha marciato sopra. A questo ha replicato la madre di Francesco Chiofalo, che ha detto che bisogna aspettare l'esame istologico per poter dire se si tratta di un tumore maligno o benigno. Non sono certamente un'esperta in materia, ma per quel poco che ne so, oggi se si tratta di un benigno o maligno lo si sa anche prima dell'operazione. Certo, per la conferma serve l'esame istologico. Comunque prima avevo sentito di una roba di 6 cm di diametro e di probabilità di invalidità permanenti molto alte. Ribadisco da profana, con un angioma siamo proprio su un film differente. Una dice una cosa, l'altra dice una cosa totalmente differente. Sono sincera, io auguro a Francesco che abbia ragione Selvaggia Roma, perché nel secondo caso mamma mia aiutaci tu. Comunque a breve tempo vi potremo comunicare con maggiore certezza la natura del problema. Per la cronaca, Selvaggia Roma, quando ha visto il despaio di polemiche che stava venendo fuori, ha cancellato tutto.